Un saluto a tutti e bentornati e ben ritrovati in questa nostra nuova serie dedicata al mitico Turbostar di Raf Garage. Come sempre faccio, ringrazio i moderatori, le moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate diversi link, fra cui il link per scaricare la mod dal sito ufficiale di Raf Garage, la mitica mod del Turbostar, ovviamente quello del grande Ralph. Naturalmente trovate i miei canali social e un link che vi permette di acquistare giochi scontati in multipiattaforma fino al 70%. Allora, ragazzi, dopo diverso tempo ho deciso di riportare il Turbo Star. Approfitto naturalmente per ringraziare tutti quanti voi per avermi fatta sentire la vostra presenza e il vostro affetto in questo lungo periodo. Non avevo più portato il martedì il Turbostar, diciamo per questioni organizzative. Naturalmente vi auguro buon inizio di settimana per chi sta guardando questo video di martedì e naturalmente vi auguro una buona continuazione. Per gli amici di YouTube ci sarà una novità, quindi se non vi siete iscritti al canale vi invito a farlo perché ci sarà una chicca. Allora, visto che siamo così, facciamo una cosuccia. Mettiamo la playlist. Come abbiamo fatto all'inizio di questa serie. Come sempre ringrazio ovviamente tutti quanti voi. Allora, diamo un'occhiatina e vediamo come siamo messi. Ok, mezzo, direi che è in buono stato. Iniziamo subito la prima consegna, la nostra prima tratta. Vediamo innanzitutto dove ci troviamo. Ah, ok, ci troviamo a Palermo. Quindi l'ultima volta, se non ricordo male, da Palermo abbiamo fatto una trasferta nella Sicilia, che è la regione del mitico Nick, che saluto naturalmente. Allora, facciamo qualche tratta un pochettino più breve, vediamo un po'. Madrid. Palermo Madrid. Ok, dai. Ci facciamo questa trasferta. Al lavoro. Andiamo in Spagna. Direttamente nella patria del Voltare a destra. Salvador Dalí. Fatemi sapere come avete passato questo fine settimana. Naturalmente mi raccomando, spolliciate, lasciate tanti bei like a questa serie perché, come vi ho anticipato, ci sarà una novità e ci sarà un video dedicato su YouTube, quindi mi raccomando. Ovviamente da come state notando, la mod è stata aggiornata. Infatti, da come potete notare sul quadro dei comandi, le serigrafie, le grafiche dei comandi sono diverse. E naturalmente, ragazzi, giù il cappello quando parliamo del mitico Ralph. Ovviamente
attualmente in questa serie sto utilizzando una mod a pagamento che è il Tuning Pack, che l'ho pagata circa 5-6 euro più o meno. L'ho acquistata 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa più o meno. E inoltre ci sarà una novità a proposito delle mod di Ralph, che come anticipato la porterò in anteprima nel canale YouTube. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Saluto naturalmente Moreno, ovviamente, ma saluto anche Mister Aiea Voltare a destra. e saluto anche l'amico Andrea Biella, un altro carissimo amico che anche lui è appassionato di Eurotruck. E saluto naturalmente Voltare a sinistra e poi voltare a destra. l'amico Renegade e poi ovviamente tutti gli amici della Tanke Transport SRL Voltare a destra e poi voltare a e sinistra. all'amico Marco, Voltare a sinistra. con il quale abbiamo condiviso un Abbiamo sacco di... finito. Wii, carissimo mitico Fenbus, buon pomeriggio e buon inizio della settimana. Ragazzuoli, mi raccomando, andate subito ad iscrivervi nel canale di Fernbus, Neo Fernbus, ma anche in Fernbus 08. Tutto è pronto, Mi possiamo raccomando, partire. iscrivetevi al suo canale e poi ovviamente attivate le notifiche. Allora, facciamo intanto, diamo il benvenuto al nostro mitico Neo Fernbus, che ha anche un canale YouTube che naturalmente vi invito a visitare, mi raccomando, e soprattutto lasciate tanti bei like ai suoi contenuti e non dimenticate ovviamente di salutarlo da parte mia. Caro Fern, buon inizio settimana. Come puoi ben vedere, sto riportando un'altra volta il mitico Turbostar di Ralph Garage. Infatti, come accennato prima agli amici di YouTube, ci sarà una novità e quindi la scoprirete fra qualche settimana. Come è andata a te, Fern? Scusa innanzitutto se in questo periodo sono stato un po' più assente, ma diciamo che ero poco, un pochettino così, Buon viaggio. presa anche da altre cose, quindi è per questo che non ci sono proprio stato su Twitch. Allora, fammi mettere un po' meglio il sedile, perché sta un po' troppo avanti. Ecco qua. Adesso andiamo a Barcellona, quindi Voltare Barcelona, a sinistra. hola Espagna, dove anche il mitico Nazario Nesta sta facendo un tour della penisola iberica. Naturalmente salutiamo il mitico Nazario Nesta e naturalmente vi invito a passare anche nel suo canale YouTube ad iscrivervi. Mi raccomando, attivate le notifiche. Anzi, le notificozze, come dice il nostro Moreno. Non importa, troverò un nuovo percorso. Allora, siamo a Valencia. Buona parte della penisola iberica l'abbiamo esplorata, se ben vi ricordate, nella serie Vecchie Glorie. Prepararsi a voltare a sinistra. Buona parte anche dei punti panoramici li abbiamo esplorati tutti. Voltare a sinistra. Ma dato che Eurotruck ha rilasciato un aggiornamento, sicuramente ci saranno alcuni punti ed alcune città
che naturalmente saranno diverse da quelle che, alle quali eravamo abituate, quindi alla rotatoria prendere la terza uscita. In questa serie andremo a scoprire anche alcune di quelle nostre città che abbiamo già esplorato. E se siete appassionati di Eurotrack, vi invito a seguire il canale di Cayman_Lo_Re. L'amico La Zappa Storta, saluto la mitica Elisa, il mitico Maurizio Max. E datele a seguire perché sono altri amici streamer molto bravi. La Elisa al momento non è ancora una streamer, ma ovviamente è la nostra super moderatrice. Sto ricalcolando il percorso. Perché? Mamma mia, come sono fatti strani sti caselli qua. Dovremmo uscire adesso qua, no? Hi everyone, welcome to this video. As I say every time, first of all I want to say thank you so much to my moderators, friends, supporters and people that are following my social media channels. And if you are not a follower of my social media channels, you will find it in the video description the link. And don't forget to try and download the genuine and the original mod by Rough Garage. Ok. Usciamo a destra, vai. Adesso ci facciamo questa trasfertina. Naturalmente saluto anche Golf India, November Yankee, e naturalmente saluto anche tenersi a sinistra la mitica guerriera _ GG con la mitica Jenny. Oh, carissimo Moreno, buon pomeriggio. Ti fischiavano le orecchie, eh? Dici la verità. Buon inizio di settimana, carissimo Moreno. Devi sapere che non era prevista questa live, ma ho deciso di riportare tenersi a destra e poi uscire a destra il mitico Turbo Star, perché come anticipato all'inizio uscire a destra ci sarà una novità su questa serie qui, e naturalmente la novità la scoprirai su YouTube, quindi non perderti questa novità. Non so se hai notato, ma con l'ultimo aggiornamento di Ralph tutte non so se si chiamano serigrafie, comunque tutte le grafiche sulla plancia di comando sono veramente molto ma molto più visibili. Oltre naturalmente notavo anche i pulsanti che trovate qui a destra, hanno diversi colori. E il mitico Ralph ha fatto veramente un grande lavoro. Mitico Ralph, ovviamente. Pensa che ieri sera ho registrato due episodi di Trader Life, e ho iniziato stamattina all'editing e ho finito alle 3, alle 15. E mi sono ho perso completamente la cognizione del tempo perché ero così accanito a sistemare un po' di cose che veramente il tempo è volato. Infatti ho fatto veramente un lavoraccio nel senso buono della parola, ho fatto veramente un sacco di cose, mi sono andato a rivedere l'audio e quindi
mi tocca ovviamente rielaborare. Uscire a destra. Il quinto episodio, perché per errore ho elaborato prima e caricato prima il sesto episodio. E quindi c'è da fare. Tenersi a sinistra. Ovviamente il quinto episodio fa parte di un tuo suggerimento, quindi ovviamente tu lo sai che è la prassi che ti fischieranno le orecchie. Comunque, ovviamente, grazie per il consiglio che mi hai dato durante la live scorsa. Facciamo una bella suonata di tromba qua. Appena trovo un posto per accostarmi, facciamo anche gli onori di casa al nostro Moreno, che naturalmente io vi invito ad andare a seguire il suo canale YouTube. Ui, Andrea carissimo! Wow, Andrea, pure a te! Siete... tutti quelli che ho nominato all'inizio di questa live, ragazzi, ecco l'amico Andrea di cui vi ho parlato prima, Andrea Biella. Ecco, mi raccomando, andate nel suo canale, iscrivetevi e attivate le notificazioni. Buon pomeriggio a te, caro Andrea, e buon inizio della settimana. KK. Come puoi ben vedere, caro Andrea, siamo ritornati un'altra volta alla ribalta con la mod per eccellenza di Eurotrack, la signora mod. Ovviamente stiamo parlando del Turbostar, del mitico Ralph. Allora, voglio un po' mi accosto un attimo perché devo fare un po' gli onori di casa. E Andrea, guarda, ti dico una cosa, che non sottovalutare la situazione del mitico Ralph, perché se sei iscritto al mio canale YouTube, poi ovviamente vedrai una novità a proposito di questa serie. È una mod ovviamente a pagamento che porterò in anteprima per gli amici di YouTube, poi successivamente, ovviamente, quindi settimana prossima la vedrete anche qui su Twitch. Allora, mi sembra che è tutto a posto. Ok, lo girò. Oh, che ha fatto innesta dalla retromarcia? Oh, si è fermato anche il camion. Ragazzi, vedete il rispetto per guarda chi sta. Comunque l'S-Way è interessante, però noi diciamo che questa serie è fortunatissima, quindi come si dice, cavallo fortunato non si cambia, no? E quindi squadra che vince non si cambia. Ma anche se perde quella squadra non bisogna cambiarla. Comunque l'ho visto l'S-Way, ora non ricordo se è da te o se guardando su YouTube. Comunque è da provare, ovviamente, perché... E devo portare anche un altro mezzo che mi ha... mi hanno passato la mod e che devo portare, devo provarla prima per vedere, sperando che sia compatibile con la versione attuale di Eurotrack. L'ha passato Marco, il mitico Marco, è il 113 mi pare dello Scania, un'altra vecchia gloria, sperando che sia compatibile, altrimenti dovrò cercarla aggiornata. Però nel frattempo mi godo la supermoto. Oppla,
come siamo messi a gasolio. Qua mi sa che poi dobbiamo fare anche il pieno. Sì, andiamo un po' in folle, così risparmiamo anche un po' di carburante, perché c'è veramente un bel po' di strada da fare qua. Siamo partiti da Palermo, stiamo andando in direzione Barcellona. È la prima tratta che stiamo facendo dopo un bel po' di mesi di assenza. Castiglia-Mancia. Come stanno andando i tuoi tour, Andrea, a proposito dei convogli? Poi ovviamente appena potrò passerò anche da te, come faccio di solito, faccio anche, farò il giro dei canali amici, perché è bello potersi farsi compagnia e poi allo stesso tempo insomma salutarsi, perché la stima e il lato umano viene prima di todos. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ya. Yeah. Ah no, no, diciamo che è stato un lungo periodo, lunghissimo periodo, che non ho più rispettato la programmazione classica del canale. Poi adesso mi sono fatto due conti in tasca e ho deciso di riportare la vecchia programmazione, perché mi sono reso conto che farming la lascio a quelli che la sanno portare in live, e che ci sono tanti amici streamer bravissimi che la portano. Io qualcosina credo di portarla così, ma senza impegno, quindi una cosa proprio extra, però qualcosina la porterò sicuramente anche su YouTube. Il bello di ETS, sì. Dobbiamo dire che negli ultimi 5-6 anni hanno fatto un sacco di miglioramenti, partendo dalla fisica della cabina, il comparto luci, l'ambiente, quindi la grafica di gioco. Attenzione, perché se tu ben ricordi all'inizio Euro Truck era pesantissimo, pesantissimo, eppure uno all'apparenza direbbe che è una grafica diciamo basica, in realtà pesante. Con 2 giga di RAM me la saturava tranquillamente. Ho visto su Steam, ho visto che c'è il man che in effetti hanno creato una specie di come si chiama, il man. Aspetta, ma quell'altro camion senza gli specchietti ottici qual è? Mo mi sfugge. Comunque stanno facendo un bel po' di cose belle. Dobbiamo fare veramente i complimenti agli sviluppatori, perché stanno facendo un grande, grande lavoro, veramente un grandissimo lavoro. Chapeau, come dicono quelli che parlano bene. Yeah, yeah. E tuz, e tuz. Eccolo là, quello è lo Stralis. Comunque l'S-Way lo portava anche Marco. Mi state facendo venire la voglia di provarlo, questa S-Way. Ma sappiate che però la mia mod preferita sarà sempre questa qua, il Turbo Star del mitico Ralph.
Guarda che stanno. Questi si fermano per ammirare il Turbostar, ma non lo so, e frenano davanti. Cose da pazzi in questo manicomio. Madrid, siamo arrivati. Alla Madrid. Permesso. Vai, vai. Vai, vai. Fagli mangiare la polvere. Abbiamo fatto mangiare la polvere, hai visto? I camion moderni qua. Questi vogliono competere con il Turbo Star. Che sembri con Dio. Oh, bella. Ralph, hai fatto veramente un gran bel lavoro. Veramente. Nulla da eccepire. Chapeau. Jui capello. Dritto. Ah, è la prima volta fra le altre cose che stiamo esplorando quest'ultimo tratto di strada, quindi questa fa parte dell'area non esplorata dalla serie del percorso sul perimetro, che adesso mi sfugge come che si chiamava quella serie. Disegnando l'Europa. Disegnando l'Europa, se non ricordo male. Tutti i chilometri originali, fra le altre cose. Infatti in quella serie non solo i 33.000, i quasi 34.000 chilometri. Strada non è arte per me. Siamo sempre con Capitan Gigino. Che lui è sempre lì, molto attento. Mucho attento. Attenta frequenza, se escucha la Primero Romeo Golf Kilo 539. Uscire a destra. Kappa. Uscire a destra. Uscire a destra. Saragozza. Andare. Ok. Saragozza. Anzi, scrivo con la Z, ragazzi. Saragozza. E tuffe. Oh, yes, a destra. A destra. Ok. Sembra di guidare una bicicletta qua. Cordoba. Ragazzi, veramente, come ha detto l'amico Andrea, hanno fatto dei aggiornamenti incredibili. E il comparto luci, fra le altre cose, è migliorato notevolmente. Tenersi a sinistra. Fra le altre cose. Hanno risolto anche il problema delle aberrazioni cromatiche che si trovavano lungo i guardrail, quindi le aberrazioni cromatiche sul grigio. Maestro Sacco, da fare qualcosa. Ok, Morino, grazie naturalmente per
tenersi a destra. Per essere passato in live un attimo solo, se aspetti 30 secondi. Giusto il tempo di trovare. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Vabbè, qua siamo. Uscire a destra. Qui siamo in single player, quindi possiamo fare così. Allora, vediamo un po' se riusciamo a farlo. Facciamo la nostra bella scuccatella di mani al nostro Moreno, naturalmente. Lo ringraziamo. E tuz, Moreno. Grazie ancora per essere passato. Allora, facciamo così. E naturalmente, amici ed amiche di YouTube, mi raccomando, passate nel suo canale, iscrivetevi e attivate le notificozze, che sono le cozze che si mangiano. Ciao Moreno, grazie ancora. Oppla, grazie ancora Moreno, poi passa a vedere cosa hai pubblicato su YouTube. Quale capo? Il capo sei tu qua. Preparati a voltare adesso. Ciao Moreno, grazie ancora di essere passato. Questa me la ricordo vagamente, sta zona. Allora, alla rotatoria, prendere la prima uscita. Oppla. Uscire adesso. Credevo di peggio, eh. Sarò sincero, che sono veramente fuori allenamento. Però il Turbo Star si guida, che è un qualcosa di piacevole. Consumicchia un po', però da soddisfazione su strada, ragazzi, non si può competere. Naturalmente parliamo della mod del grande Ralph. Allora, dove dobbiamo girare? A voltare a sinistra. Ah, ok, qua. Facciamo un voltare a sinistra. Un parcheggio rapido e prendiamo subito un altro. Finalmente siamo arrivati. Un altro lavoretto. Abbiamo anche il CB fra le altre cose. Ah, attenzione ragazzi, aspettate un momento. Ho notato una cosa particolare, non so se c'era. Ok. Oh, è cambiato un bel po' di cose. Ha ragione Andrea. Sono cambiate anche la barra qui dei progressi. Interessante. Allora, intanto ho notato una cosa, che qui dove c'è il CB c'è la vetrata, c'è, è aperto. Aspetta, ma sì, ora non so se è un bug, però forse è un bug, credo, vabbè, comunque è interessante la cosa. Poi eventualmente facciamo lo screenshot e lo mando direttamente a Ralph tramite i suoi social. Allora, vediamo cosa troviamo qua. Qualcosa di
non particolarmente lungo, così possiamo tranquillamente concludere rientrare nei tempi. Allora, vediamo un attimino come stiamo messi. Vediamo un'altra mission. Madrid. Un po' a lungo, eh. Allora, andiamo verso nord. Barcellona, Barcellona, Madrid, Barcellona. Trasportiamo pannelli in calce e struzzo e dovrebbe essere proprio qua l'azienda. È ora di andare. Allora, scegliamo quello con le paratie. Allora, refrigerato, Schwarzmüller, King, aspetta, andiamo a Schwarzmüller, Accetta il lavoro, Ok, andiamo. Dove sta? Dove sta? Saluto tutti quelli che stanno ospitando le mie live, coloro che i vari gruppi Telegram che stanno dando una mano a questo canale, ma anche a quelli che ovviamente hanno deciso di non farlo. Ecco qua. Mettiamoci al lavoro. Ma io me lo ricordavo con più luci. Sì. Sì. Vabbè, allora accendiamo pure le luci. C'è un sacco di cosi. Di cosi usci. No, non questo. Le luci, ecco qua. Anzi, quasi quasi dopo le andiamo anche a ripristinare queste cose. Eamus. Accendiamo il lampeggiante qua, che non abbiamo al momento. Anzi, se c'è un garage, Voltare a destra. li andiamo a piazzare due luci, ma credo che siamo molto fuori mano qua. La rotatoria, prendere la prima uscita. D'accordo, prima uscita, quindi prima uscita. Uscire adesso. Prima salita. Voltare a sinistra. Cordoba, Cordoba. Si vede qua.
pelo il botto. Toda direzione. Noi andiamo todo diretto alla Barcelona. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Va bene. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Ad est. Sembra dare i comandi di cavalleria. Girat, destra, girat, sinistra. La nostra navigatrice che si chiama Giulia. Va bene, tenersi a sinistra. Facciamo anche allisciare il carrozzo. Facciamo passare. Facciamo ribaltation, come accade molto spesso al mitico Cayman Loré, ma come è capitato anche a me, che gufando sono stato gufato, anzi mi sono autogufato. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Oh, capparocero. Direzione Zaragoza. Uscire a destra. Direzione Zaragoza. Voltare a destra. Voltare a destra. Oh, qua. Aeropuerto. Rallentiamo. Sono abitata. Tenersi a sinistra. 60 km orari il limite, ok. Mi raccomando, rispettate il codice della strada anche nella realtà. Bel viaggio rilassante, soprattutto quando ci sono questi tratti così di strade a scorrimento veloce, che anche se un po' in penombra va bene, rilassante, ma quando sono strade extraurbane, insomma quelle lì, non è proprio piacevolissimo il viaggio. Madrid, Catalaraya, Valencia. Ali, ali, andri, ali, e tuzze, tuzze, ali, ali, andri, ali, ali. Belle quelle icone. Tenersi i fari a sinistra. I fari del Volvone. Il Volvone è stato uno dei primi camion che ho acquistato, di quelli belli potenti, no? Perché all'inizio, quando almeno parlo per me, quando 11 anni fa, praticamente qualche mese dopo che è uscito Euro Truck Simulator 2 2012, ho iniziato a prendere i mezzi, diciamo, il Iveco, quello più economico. Funicolare senza corrente. Si sentono i sound alert, a proposito, che non ho capito perché. Allora devo andare a controllare pure questo parametro qua.
Mi sa che non ho aggiornato su questa schermata i sound alert. Vediamo un attimo perché non funziona. Sound alert. Funicolare senza corrente. Vediamo se funziona. No. Non funziona. Non si sente nada. Uè, lo faccio io allora. Uè, funicolare senza corrente. Ma allora tiene la corrente. Poi mi sistemo tutto. Questo accade quando si tralasciano le cose per un bel po' di tempo. Prova a vedere un attimo se l'applauso funziona. Andrea, se mi fai sta cortesia. Per capire se il problema è quel sound alert là. Perché prima di partire in live ho fatto una prova e sembrava andare. No, nemmeno questo va. Devo rivedere un attimino i parametri, perché utilizzando le cuffie e questo microfono mi scombina un pochettino il setup standard, quindi mi sa che devo utilizzare ancora il setup standard per forza di cose. Le mani. Io poi qualche tempo fa sono passato anche da te, però sai, quando c'era quel breve tempo, e quindi probabilmente non mi hai letto, vi ho lasciato un salutino al volo. Eri ovviamente impegnato con il convoglio, quindi non ho voluto nemmeno disturbarti. Una bella bussatina, suonatina di clacson per il nostro Andrea Biella 80. Mi raccomando, andatevi ad iscrivervi nel canale di Andrea 80 Biella, così come nel canale di Moreno 91 underscore, così come nel canale di Neo Fernbus e anche nel canale di Fernbus 08 Fernbus. È dura quando sei in convoglio. Eh sì, perché devi gestire e poi devi essere anche gestito da altre persone. Devi suonare un sound alert. Mi sa che devo rivedere la configurazione. Offline l'ho fatto. No, 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 mi sto confondendo. Sto facendo il confusion. I'm doing some confusion. Talking about the revolution.
Bella sta strada. La calle. Si dice la calle. La strada in spagnolo, nella lingua spagnola. Hola, amigo, amiga spagnola. Un saluto dalla sud della Italia, qui della provincia di Napoles. Hola, hola. Mi sembra quasi di parlare al CB. A proposito, dopo devo vedere un po' se c'è propagazione, perché devo fare un po' di attività radio. La vera radio CB, non quella del gioco. Permesso, scusate. Sono quello del Tubo Star. Fate l'arco. Sta passando il Tubo Star di Raff Garage. Guarda come sfila, guarda. Guardate ragazzi, guardate. Altro che 750 milioni di cavalli. Questa è tutta forza bruta. Salutiamo Bruto e Bruta e anche Brutas e Brutos, che sono spagnolis. Still line. Qualche centinaia di metri in avanti. Invece siamo stati fortunati che prima di partire abbiamo controllato lo stato di efficienza del mezzo. Efficienza. Ui, Gaia carissima, buonasera. Tenersi a sinistra. Ho appena visto. Ah, eri lì in agguato. Quat, quat, pronto, pronto. Io invece ci è mancato Tenersi a poco che sinistra. si sentiva il profumino di un po' più solida. Buon inizio di settimana, carissima, buonasera. Buon pomeriggio e bentornata. Con noi c'è il nostro Andrea Billa, c'era anche Moreno, ci dovrebbe essere anche Neo Fernbus, il nostro amico. Poi chi altro c'è? Poi ci sto io, ci sta, e ci sono anche i bot, i robot. Ci vengono a fare un po' di compagnia. Com'è andata allora la sessione di scuola guida? Com'è andata? A che punto sei? Vedi, non mi dimentico. Sono un pochettino scurdariello, ovvero che mi capita di essere un pochettino così, un po' distratto. Anche io guidata. Ah! Allora siamo in due. Ma devi sapere che qua stiamo su un Tenersi a camion sinistra. che nessuno lo ferma. Oh, questo, guarda come si stringe questo dietro. Oppla, scusate. Ma io sono il tubo starro.
Dopo mi sa che dobbiamo arriare il locale prima di soggiornare. L'importante è che arrivi allo scopo e poi dopo stai tranquilla. E la guida può sembrare semplice, ma non è affatto così. Però se stai ad ascoltare attentamente l'istruttore di guida, poi vai tranquilla. Ne so pure io qualcosina, che un bel po' di tempo fa ho fatto l'esame per la patente B, ma ho fatto anche il modello 3 militare, che era poi la patente C, quindi so cosa significa passare un secondo e anche un terzo esame per la patente A. Quindi vai tranquilla, comunque, a parte gli scherzi, stai serena, fatti le tue esercitazioni e magari poca distrazione al volante, eh? Mi raccomando, vai a pass. Da chi sta? Cose da pazzi. Non fare queste manovre qua, eh. Che è successo? Tenersi a sinistra. Ah, no, non uscì. Incidente. Strada bloccata. Aia. Mamma mia. E mo che giro ci fa fare? Vediamo un po' di trovare un'alternativa. Wow, lo sapevo. Tanto per cambiare sto. Tenersi a destra e poi uscire mangiando a destra. Ah, l'arrosto stai mangiando. Faccia la miseria. Stai facendo uscire a destra. Sta facendo già merenda allora. Gli dopo vado a mangiare un bel frutta. Frutta. Ah, c'è la strada parallela, meno male. Tenersi a destra e poi uscire a destra. No. Uscire a andiamo destra. Dritto. Ah, rifatti il calcolo. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Ci mancava solo sta deviazione. Permesso. Devo ricalcolare, rifare l'itinerario. Permesso. Uscire a destra e poi uscire a destra. Permesso. Non fatelo. Aia, non farlo, Gaia, perché la patente, se fai questo momento, si strappa. E forse dopo, domani, forse io. Ah! Caspita! Quindi alla rotatoria prendere la prima uscita. Quindi domani ci sarà. Tenersi a destra. Verranno a suonare sotto casa tua. Andiamo un attimo a Saragossa. Uscire ragazzi. Adesso. Che non è il brand. Tenersi a destra e del, voltare a destra. Del famosissimo silicone. Quello per l'idraulica, facciamo così. Voltare a destra. Allora. Com'era? Mappa. Mi sono scordato come si fa. Ecco qua, mappa. Allora. Allunghiamo un po' però, dai. Villa Reale, dai. Andiamo. Villa Reale. E poi, ho dormito destra. Come un ghiro a pranzo e mi sono svegliato e quindi ora pranzo. Ah, faccia la miseria. Alla fascia del bicarbonato di sodio. Fri.
hai fatto una lunga sosta, una lunga siesta. Non ho capito qua che devo fare. Ah, inversione di marcia, ok. Potevo dire fai inversione Non di importa, marcia. proverò un nuovo percorso. No, mi sbaglio. Vabbè. In 18 ho già fatto i scavi, ma... Ah, ok, quindi hanno già preparato tutto l'impianto di strada, diciamo così. Ottimo, la Allarme fibra. d'oro, prendere la prima uscita. La fibra ottica, ma è Dirigersi ottima a destra. anche la FTTC, cioè la fibra fino alla centrale, il cabinet, poi il segnale che cammina via cavo normale è quello che sto utilizzando pure io ed è All'attacco. ottima. Andrea, grazie ancora per essere passato. Facciamo gli onori di casa al nostro Andrea, lo ringraziamo naturalmente. Non si sente la scoccatella di mani. Naturalmente, amici ed amiche di YouTube, vi invito a passare nel canale di Andrea. Cercate Andrea PL80, non so se c'è il canale YouTube. Comunque, iscrivetevi nel suo canale Twitch, visto che vi trovate su Twitch. Mi raccomando, attivate le notificazioni. E salutatelo da parte mia. Ciao Andrea, un abbraccione e buona continuazione. Thank you, my friend. Sono andato a letto alle 8. Ma hai fatto le ore piccole, Gaia. Guarda chi sta. Cose da pazzi in questo manicomio. Permesso. Permesso, scusate. Fermarsi a sinistra. Scusate. 100 km orari il limite e noi andiamo a 100 km orari. Ecco qua. Certo che adesso sto utilizzando il cruise control, però all'epoca il cruise control non c'era, quindi o si metteva il laccio sull'acceleratore, no, questo non si faceva. Si teneva pigiato il piede sull'acceleratore. Ah, Fiesta de Diplomas. Olè! E per la nostra Gaia, ipipip, urra! Oh. Quindi hai fatto 8-16, hai capito? E allora mo si spiega perché ti è venuta fame a quest'ora, ci sta tutto. Ciu 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 ciu. Tenersi a sinistra. Grazie! Grazie! Sempre dritto. Tenersi a sinistra. Ah, se non avessimo beccato quella deviazione, anzi quell'interruzione, che fra le altre cose era interrotto tutto il tratto di strada, sia andata che ritorno, quindi era un macello. Oh, ci ho visto male, perché poi quando mi vado a riguardare le live, poi mi rendo conto di aver non visto. Di non aver veduto. Autoroute di Madrid. Abbiamo fatto una bella
Una bella trasferta in quelli della penisola iberica. Siamo partiti da Palermo e siamo arrivati a Madrid. Oh, a Madrid. E poi siamo adesso a Kist. Se non accendete le frecce d'emergenza, arriva l'auto o il camion dietro che vi fa il bacetto. Mi ricordo tutto fino a mezzanotte, dopodiché. Quindi si è arrivata praticamente un pochettino non brilla, cioè un po' brillarella. Permesso. Cioè, questi si permettono di superare il Turbo Star, ma come si permettono? Io. Vai, vai. Che forse siamo quasi arrivati. Non so quanto manca all'arrivo, però. Siamo a buon punto. Sì, invece ci mancano 700 km. Cioè, abbiamo dovuto fare un giro esagerato per ritornare qui. E non abbiamo i lampeggianti. E non si vede una massarella. Non si vede una virgola. Sembra di stare su una bicicletta. Ah, qua al limite 100 km orari però, Carburante. Abbiamo mezzo serbatoio, quindi ce la dovremo fare. Vi siete rilassati. E avete conosciuto anche il lato umano dei professori. Quello che uno dice, ma professore, ma anche lei, voi, essi siete diversi, ragazzi, e quello è il ruolo che loro occupano nella scuola, che è la loro professione, c'è l'etica professionale, ma poi c'è anche il lato umano che poi viene fuori quando si fanno gli esami. Pista. Permesso, scusate signora, signore, permesso. Guarda, Kai, guarda come sfila il Turbo Star, guarda. È come il colore nero. Sfina sempre. Permesso. 120, ok, allora vai. Vai un po' più di 120 km orari. Proprio una meraviglia.
meraviglia, una meraviglia, come la nostra Gaia casa e tutti l'aria là. Passiamo i fari. La strada di là pure l'hai chiusa, ma speriamo che non è chiusa pure di qua. Ah, l'incidente, va bene. Di là, speriamo di non trovare niente, dove sta tra aperti ragazzuoli e tuzzo e tuzzo, yes o yes. Come buono, come bella, o panina, cana nutella. Cosa è nominato, Gaia? Oh, meno male. Siamo quasi arrivati? Speriamo di non aver fatto venire la voglia a Gaia di quella cosa buona che ho pronunciato. È una cosa saporita. Ci siamo divertiti a stella verso lì, a che non si vede. Ah! vabbè, capita. Può capitare che uno le perde le staffe. No, scherzi, vabbè. Villareal. Mi ho in casa, sei fortunato. Ah, ottimo. Di tutte le, come si dice, di vari modelli. Dal modello standard al modello numero 8. Permesso. Vai Gaia, sei tutti noi. Vestito d'oro, tacchi oro, giacca oro, addirittura coroncina oro. E che sei diventato un... allora eri un lingotto d'oro. La nostra mitica Gaia, ragazzi, datela a seguire, mi raccomando, insieme anche al nostro Morino, al nostro Andrea Biella, alla nostra guerriera underscore Gigi. Andate anche a seguire la Chiara underscore error 404 e chi più ne ha più ne metta. Una donzella vestita d'oro significa che è una persona d'oro. Wow, che cosa ho detto, che cosa ho dicio. Cadicios, qua quanto è il limite di velocità? 80, facci la miseria. Dai che ci siamo quasi. Al primo posto mettiamo la nostra Gaia.
invece di Gaia Case, Case Case, dovresti mettere Gaia Gold Case. Wow! Un bel nome d'arte. Gold Case. O Golden Case. Bello questo. Questa alba. L'alba che albeggia. Solo per... Ah, però. Di lusso proprio. 7 carati alla fascia. 7 carate. Ma che battuta ci sto facendo oggi, mamma mia. No, non si può. Non si può. Non si può. Non si può. Mettiamo un po' in folle. E risparmiamo gasolio, vai. Avete capito la nostra Gaia come si diverte? Divertitevi anche voi e fatelo con responsabilità. Una bella strombazzata per la nostra Gaia, vai! Barcellona, Barcellona. Oh, siamo quasi arrivati, ragazzi. Abbiamo allungato un po'. Abbiamo allungato un pochino il percorso. Il percorso. Qua ci sono i caselli. Io qua faccio. Oppala. Ecco qua. Barcellona. Sì, ragazzi. Hanno cambiato un bel po' anche la parte meteo. Ha ragione il mitico Andrea, ragazzi, ha fatto veramente un gran bel trabajo gli amici della SCS. Nice job SCS developers. Ma tu brilli sempre come una stella, cara Gaia. Eh? Come una star. Che non è il famosino... Il famosino. Il famoso... Azz, mo ci andavo bello dritto dritto. Che non è il famoso dado del brodo vegetale o quello di Arn, come dice il mitico Farnabas. Oh. È stato un po' lunghetto questo viaggio, ragazzuoli, ma fortunatamente la nostra Gaia ci ha tenuto svegli in ottima compagnia. La cosa è che non ho voglia di farmi doccia, brillantini i capelli. Vabbè, puoi sempre mettere la testa sotto, ti lavi a pezzi, no? Prima metti la testa, poi metti il braccio, poi metti i piedi, poi dopo di ti metti sotto il rubinetto. E vabbè, se ce l'hai nei capelli, però anche una sciacquatina, è vero che poi per asciugare i capelli che sono lunghi o lunghi ci vuole un bel po' di tempo, però almeno poi dopo stai un po' più tranquillo.
preselezione? No, ok, allora mettiamoci a destra. E proseguiamo tutto diretto. Vai Gaia, pensaci tu. E tu. Poi, caro Andrea, non so se sei all'ascolto, comunque i punti canale, dato che il sound alert non ha funzionato, poi ti verranno restituiti. Sì, un bel viaggetto. Peccato per la deviazione là, perché alla fine sarebbe stato anche un viaggio lineare, però fortunatamente, salvo complicazioni, sperando di non trovare un'altra interruzione, dovremo giungere a destinazione. Si è arrivato a destinazione. Alla prossima, dirà il navigatore. Ah, no. Allora, dove è aperto? Qua. Abertas. Spalangation. Comunque mi hanno regalato Acer Predator. Ah, caspita. Quello è un portatile da gaming. Se non ricordo male. È un bel regalino ti hanno fatto, eh. Non costa poco. È un bel pensiero, veramente un grande regalo ti hanno fatto. Di mucho valor. Così anche tu potrai iniziare a fare un po' di lives in gaming. Ma se mi sbaglio, tu in qualche occasione mi pare che hai portato qualche gioco, sbaglio, o mi sto confondendo con qualcun altro. Porta de Barcelona. Ah, l'area di sosta. Ah, allora questa strada qua l'ho fatta nel verso opposto. Tutto esplicatos. La Gaia mi ha fatto distrarre, Gaia, visto? Hai fatto distrarre, ho fatto tuzzo tuzzo. Volevo prendere il monitor Predator. Però tu, quelle 18 pollici, il monitor quello lì, quanti pollici è? Che se 18 pollici, diciamo, già puoi tenere, ti può bastare anche quello lì. Poi eventualmente puoi sempre collegarlo alla TV. Tramite cavo HDMI, o no, HDMI. Inizia a destra. Uscire a destra. Come dicono quelli che parlano proto bello l'informatico. Uscire a destra.
Cessimo. Mi sa che siamo quasi arrivati. Il porto di Barcellona è stato uno fra i primi porti che ho Mezzi a destra esplorato. e poi uscire a destra. Me ne ricordo nella vecchia serie. Uscire a destra. Uscire ad est. Alla rotatoria, prendere la prima Frena, uscita. frena. Prendere la prima Tenersi a uscita. destra. È il cano. È il Uscire cano, è adesso. il gato. E chi più ne ha più ne metta. Ah, e beh, 18 pollici. Direi che è un ottimo monitor. Pensa che prima li facevano, mi pare, 12-14 pollici. 18 pollici. È ottimo, Tenersi a destra. puoi utilizzare anche direttamente il monitor questo qua, che dovrebbe avere anche una come si dice, refresh rate, insomma un ratio di aggiornamento alto. Carissima, guarda chi si vede. Bonjour, comment allez-vous? Il y a beaucoup de temps que je vous rencontre pas ici. Carissima, sei arrivata praticamente sui saluti. GeForce 4080. La zappa storta sta sostenendo il canale. Grazie di cuore. Thanks for the sub. Ui, Buonasera. presidentissimo, grazie per il sostegno. Thank you so much, my friend. Ragazzi, abbiamo l'onore e il piacere di avere anche il presidentissimo di cui vi ho parlato all'inizio di questo video e che fa parte di quella schiera di amici che anche lui porta Euro Truck Simulator 2, oltre ad essere Alla rotatoria, un prendere la bravissimo prima uscita. streamer per quel che riguarda anche Uscire farming. adesso. È veramente una persona in Tenersi a gamba, ve la sinistra. consiglio, mi Alla sinistra. raccomando. Andatela a seguire e attivate la notification. Allora, devo girare qua? Sì. Oh, guarda chi sta. Solo perché hanno le automobiline piccoline, si credono di essere i padroni. I padroni. Oh, caro presidentissimo, come vedi ho riportato un'altra volta il mitico Turbo Star del RAF Garage. Sto cercando un nuovo percorso. Mi sono sfogliato ora. Qui, Ah, quindi anche tu, voltare a destra. come la nostra Guy, che pure lei Riorientamento. ha fatto Alla un bel rotatoria, riposino più prendere lungo, l'altezza uscita. molto molto più in scioltezza. Allora, ma dove sta sto trigger? Ah, sta qua, sta. Eccoci arrivati, Eccoci sani e arrivati. salvi. Meno male. Facciamo il parcheggio rapido. E naturalmente vi ricordo che su YouTube, nel mio canale, ci sarà un evento particolare che riguarderà una piccola novità della serie dedicata al Turbo Star di RAF Garage. Mi raccomando, non perdetevi questo appuntamento, perché ne vedrete veramente una cosa molto 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 particolare. Vai, vai. Ecco qua, ci siamo quasi, speriamo di non fare altri danni. Ah, ragazzi, comunque questo Turbo Star è veramente qualcosa. Oppla! Dovevo. È qualcosa di veramente incredibile. Ah, in tutto questo sto sbagliando manovra, facciamo così, va? Ecco qua. Ecco qua.
si vede che ci ha perso un po' la mano, eh? Allora, ragazzuoli, approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi che avete guardato questo video per intero. Facciamo così, facciamo un bel parcheggio rapido, che altrimenti qua non ce la non la finiamo più. Quindi dicevo che approfitto per ringraziare tutti quanti voi che avete guardato questo video per intero. Naturalmente ringrazio anche chi mi è passato a salutare, ringrazio quindi Morino per essermi passato a salutare, ringrazio la nostra Gaia, ringrazio anche la nostra limonata che si chiamava un po' di tempo fa, se non ricordo male. Ringrazio Mister La Zappa Storta per essere passato a salutare, e lo ringrazio per il sostegno. Ringrazio anche Andrea Billa per essere passato a salutarmi. Vediamo un po' se mi sono scordato qualcuno. No, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche. Naturalmente l'appuntamento con il Turbo Star è per tutti i martedì. Dunque, mi sembra di aver detto tutto. Quindi, grazie mille a tutti. Thank you so much. E stato buono, aiuto. Qua gli applausi non partono, ma fate come se fossero partiti gli applausi. Ciao ragazzi, stato buono, aiuto. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.